la società dove domina la libertà e il benessere. Tutti danno con il lavoro ciò di cui sono capaci e tutti ricevono in cambio ciò di cui hanno bisogno. È in una parola la Gerusalemme celeste trasferita in terra. Dall'altra parte c'è il capitalismo, la concorrenza, il mercato. Eliminano progressivamente i pesci piccoli a favore dei grandi, le piccole e medie imprese vengono progressivamente o assorbite o estromesse dal mercato a vantaggio delle grandi imprese che attraverso la concentrazione dei capitali diventano sempre più grandi e costituiscono dei veri e propri monopoli. A quel punto, a un polo della società c'è un pugno di grandi pesci cani e all'altro polo la massa sterminata dei lavoratori salariati. Se si tiene presente che la concezione della storia è un processo indirizzato verso un fine ultimo, e se si tiene presente che il fine ultimo della storia, cioè il comunismo, è il regno della libertà, del benessere, dell'emancipazione di tutti gli uomini, è facile capire come si abbia il diritto, anzi il dovere, di far fuori chiunque si oppone. Vogliamo un governo che aumenta a dismisura il prelievo dalle nostre tasche, che spreca le nostre risorse e riduce la libertà di ciascuno di noi. Siamo qui perché ci piacciono le vecchie ideologie punitive del secolo scorso. Ci piace la concezione dell'uomo che ha prodotto lo Stato di polizia e il sistema totalitario, le guerre ingiuste e lo spirito di fazione, la delazione fiscale, il sequestro della ricchezza di chi lavora e di chi risparmia. Siamo qui perché vogliamo una cultura che diffida degli individui liberi, della libera iniziativa, che non vuole una società prospera e autonoma, capace di camminare sulle proprie gambe. Siamo qui perché ci piace il disprezzo del passato, il disprezzo delle nostre radici, il disprezzo della nostra cultura. La nostra idea affonda le sue radici nella perversa ideologia comunista. Thank you.
No, esatto. Sono stelle di oculo. Attenzione, 1, 2, 3, oculo. Ciao Brandi, ti saluto i puffi, mamma puffa e cazzo puffo, ciao. Ciao.